Amici, buongiorno. Siamo a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, e siamo a casa di Sara e di Ciccio. Adesso vi mostro Sara, ma prima di iniziare questa conversazione con Sara, e poi capirete per quale motivo sono qua, volevo mostrarvi le foto del figlio di Sara e di Ciccio, e quindi le foto di Matteo Vinci. Allora, ecco qua, questo è il corridoio che permette l'accesso nell'altra parte della casa e qua ci sono delle gigantografie, come potete vedere, di Matteo, che era l'orgoglio, come ovvio, della famiglia. Adesso vi mostro anche quest'altra foto sopra la televisione. Matteo era laureato in biologia, se non ricordo male, all'Università di Messina, No, a da. Catanzaro, ci sono le A lauree. Catanzaro. Guardate un pochino, ecco qua. Questa è una laurea in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, e quest'altra invece è la laurea in biotecnologie. Quindi Matteo era Sì. bilaureato. Adesso ci accomodiamo con Sara e così vi facciamo un pochino capire dalla provincia di Vibo che problemi ci siano in Calabria e perché a Roma se ne freghino della Calabria. Allora, io sono stato chiamato da Sara, ieri mattina ci siamo sentiti perché avevo scritto un post su una questione afferente alla provincia di Vibo. È afferente Diego Mancuso. Diego Mancuso è risultato essere il datore di lavoro, diciamo così, di un massone conclamato, riconosciuto e dichiarato, che lavorava come autista appunto per questo vertice dell'ndrina dei Mancuso, perché i Mancuso sono una delle ndrine che Gratteri definisce 'ndrangheta di serie A. E ho scritto alcune cose, Sara è intervenuta sul mio post, c'è una vecchia conoscenza con Sara, e poi ci siamo sentiti per telefono e Sara mi ha sottolineato alcune anomalie relativamente a come lo Stato la stia trattando. Innanzitutto c'è una vicenda giudiziaria e ve lo dico, i presunti, perché fino a sentenza definitiva non sono colpevoli, sono stati condannati in primo grado, ma ancora non possiamo parlare di omicidi con sentenza definitiva. Quindi i presunti responsabili dell'omicidio di Matteo Vinci abitano a 50 metri qua sotto e poc'anzi con Sara siamo andati da dietro un cancello appunto a visionare l'abitazione dove abitano appunto coloro che, secondo il Tribunale di Primo Grado di Catanzaro, secondo la Corte d'Assise di Catanzaro, avrebbero il 9 aprile del 2018 posizionato nella macchina, sotto la macchina di Matteo e di Francesco, una bomba che poi ha causato la morte di Matteo, che aveva all'epoca 42 anni, Sì. 42 anni, e il ferimento gravissimo con ustioni di terzo e secondo grado, insomma, per non mi ricordo che percentuale sul corpo per Francesco. E poi proprio su questo dato torneremo, perché Francesco è stato doppiamente vittima di quell'attentato. Benissimo, a gennaio del 2000 e 22, se non ricordo male, il tribunale di Catanzaro, quindi in primo grado, ha riconosciuto colpevoli questi A signori. A dicembre del dicembre del 2021. 2021, sì, scusami, quindi il mese prima, ha Sì. riconosciuto colpevoli di questa schifezza, di questo attentato, alcuni dei signori che abitano qua sotto a 50 metri, ma senza riconoscere l'aggravante mafiosa, senza riconoscere il metodo mafioso. E dunque, venendo a mancare l'aggravante mafiosa,
Questi signori, i Mancuso di Grillo Barbara. Barbara, hanno avuto la possibilità di tornare ai domiciliari per quanto con una sentenza di primo grado e abitano qua vicino. E quando tu esci. Il di Grillo è la figlia, padre e figlia sono ai domiciliari. Sì. Erano, la figlia era prima, adesso è libera, con quella sentenza è stata liberata addirittura, scarcerata proprio. Quindi non hanno neanche le misure cautelari ai domiciliari, la figlia, ce l'ha soltanto il padre. E quindi sono liberi di girare per il paese. Tant'è che quando sono arrivato qua davanti, io mi sono trovato due militari dell'esercito che imbracciavano mitra perché Sara e Ciccio sono costretti a essere protetti con la cosiddetta vigilanza dinamica. Voi immaginate un paese di 1500-2000 abitanti qua Sono circa 3.000 e qualcosa, nel centro sono abitato 100. superiore, perché poi ci saranno sicuramente le Io, sì, frazioni. Ecco, penso. avere sempre due militari con il mitra davanti. Per cui mi raccontava Sara, quando per esempio va al cimitero a salutare Matteo, c'è la cappella di questi signori là vicino e Nemmeno 20 capita metri. ogni tanto che magari ci si incontri, ma anche quando si va a fare la spesa. E quello che colpisce, perché Sara tutto questo l'ha denunciato più volte, è l'atteggiamento di questi signori. Ci vuoi dire, insomma, Fino a stamattina. cioè, guarda la telecamera, per favore, guarda il telefono. Intanto va fortissimo per strada e la strada di campagna è stretta, quindi La passa. strada di campagna sarebbe quella strada in cui la Panda è stata fatta saltare È in la aria. Ford Fiesta. Ah, era una Ford Fiesta, scusa, mi Sì. ricordo male. È stata fatta saltare in aria Sì. ed è una stradina in cui, ahimè, come tante stradine interpoderali, può passare un solo automezzo. Ne Francesco la passano due, ma mattina piano piano, strisciandosi è e andando andando nella avanti. vegetazione e così via. Questa mattina stessa Francesco, andando come tutti i giorni a lavorare la terra, ha dovuto scansare il furgone guidato dalla figlia. Dalla figlia, la di Grillo Rosina, la protetta del Mancuso, dello zio Diego. Naturalmente questo per far capire che su questo territorio comandano loro. E torno a ribadire. La magistratura catanzarese, il tribunale primo grado, ha ritenuto di non dover riconoscere l'aggravante mafiosa, per cui sono stati condannati per omicidio, ma senza aggravante mafiosa, senza metodo mafioso, e questo ha concesso nelle more del processo, perché ancora non c'è la sentenza definitiva, ha permesso ai due condannati di poter vivere uno ai domiciliari, quindi tornando a casa, l'altro addirittura in Libero. assenza di misure cautelari, quindi libero. Però qual è l'altro problema? Oltre questa pressione per cui sulla famiglia Vinci c'è appunto questo continuo, insistente, prepotente alone della famiglia Mancuso Barbara di Grillo, e Sara mi ha anche chiamato perché qua è stata proposta una beffa. Scusatemi, ma vi devo far vedere dei documenti. Ecco qua, vedete, questa è la richiesta avanzata dall'INPS di Vibo Valentia in data 6 ottobre del 2020. A seguito dei dati trasmessi all'INPS dal Ministero della Salute relativi ai periodi di ricovero superiori a 29 giorni per l'anno 2018 a totale carico di strutture pubbliche, abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della pensione numero 0401254 categoria AS. Si tratta della pensione INPS che veniva e viene concessa a Francesco, perché Francesco è sì sopravvissuto all'attentato, ma con ustioni gravissime, per cui attraverso elisoccorso, quindi in elicottero, Francesco è stato salvato portandolo presso l'ospedale di Pozzuoli,
Palermo, in cui c'è questo Grandi centro ospedali. grandi ustionati che poco alla volta ha permesso di salvare la vita a Francesco, che è Circa rimasto 3 mesi. comunque scosso da quell'esperienza, tant'è che, come diceva Sara, ed è comprensibile, ha un pochino di disorientamento, un pochino di smarrimento, perché il trauma che ha vissuto è stato enorme ed è stato tragico. Benissimo, il 6 ottobre del 2020 l'INPS chiede la restituzione attraverso trattenuta sui successivi ratei di pensione della cifra di 450,81 euro, 54. perché se si superano 29 giorni di degenza in una struttura pubblica perché t'hanno fatto saltare in aria, secondo lo Stato italiano devi concorrere alle Alle spese. spese. Quindi, maledizione, Francesco, ti potevi far dimettere dopo 28 28 giorni o giorni. dopo 29 giorni, invece no, siccome è stato necessario tenerlo là per più di 29 giorni, lo Stato italiano gli ha Pretende. chiesto soldi. E Benissimo, li ero pretende. intervenuto. Prego, E di. li pretende pure perché mi è arrivato ancora un altro avviso di No, pagare. a suo tempo io sono intervenuto con il presidente dell'INPS, con la presidenza dell'INPS, e sembrava che il problema fosse stato È stato risolto. risolto. Invece, Benissimo. a dicembre, 21 adesso. dicembre del 2022, senza specificare. Questo qua, 21 dicembre del 2022, senza specificare, perché sono intelligenti, anzi cercano di esserci. Imbrogliare. Oggetto: sollecito pagamento di somme indebitamente percepite su Percepite. pensione del signor Vinci Francesco Antonio, categoria AS, numero 0401-2541. Gentile signore, con precedente lettera del 9 ottobre del 2020, le abbiamo comunicato che per il periodo dal 1 aprile 2018 al 30 giugno 2018 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 454,81. E poi continua a seguito della revisione delle operazioni di calcolo e così via. Non ve lo leggo, insomma. Lo Stato italiano sta chiedendo ai genitori di Matteo Vinci, che non c'è più perché è stato fatto saltare in aria, il pagamento di 450 euro, 454 euro, 4,81. virgola 81 centesimi. Non sono i burocrati, Domenico Altomare, queste sono responsabilità politiche, e gli chiedono 454,81 euro perché è stato ricoverato più di 29 giorni presso una struttura pubblica La e prima perché era volta in fine l'hanno di detto, vita. la prima volta l'hanno detto, specificato, adesso no, perché l'imbroglio c'è. Cercano di confondere le persone che lo leggono. Difatti io non, per la cifra mi sono accorta che era quella richiesta. Perché Sara ha ricordato esattamente il corrispettivo che le E veniva ecco, chiesto, 454,81. 81. Allora, cioè qua siamo proprio E c'è all'assurdo. l'imbroglio. Qua siamo all'assurdo, non è un imbroglio, è Inganno, è l'assurdo. inganno. No, no, è un assurdo. Se uno è vittima di attentato e viene ricoverato perché le sue condizioni di salute lo impongono, perché è in pericolo di vita. Fin quando c'è un servizio sanitario nazionale che sia tale, non gli si può chiedere il pagamento di un ticket, di una quota per concorrere alle spese di ricovero, ma siamo matti. E allora l'appello che io rivolgo all'INPS, alla politica, a tutti quelli che possono, al ministro della giustizia, al ministro del lavoro, perché l'INPS dipende comunque dal Ministro del Lavoro, è giusto che Sara Scarpulla e Francesco Vinci, che godono di pensione sociale, tengo a precisarlo, Ciccio quindi. sociale, io minima contributiva, nemmeno 500 euro. Benissimo, è giusto che debbano pagare 454 euro perché
sono stati coinvolti in un attentato terroristico per cui la magistratura italiana, seppur in solo primo grado, ha già condannato alcuni soggetti per omicidio. Loro sono le vittime e debbono pagare. Ora, io ho deciso di venire qua perché, come voi capite, tutto questo, e per questo motivo vi chiedo di condividere questa diretta, ha una rilevanza anche sulle istituzioni che rappresentano lo Stato in provincia di Vibo Valentia. E sapete a chi mi riferisco? In particolar modo lo dico alla prefettura, perché da più tempo, insistentemente, in maniera pubblica, attraverso soprattutto sollecitazioni mediante social, producendo carte, atti, documenti, riferimenti testuali a carte giudiziarie e non solo, il sottoscritto ha chiesto l'invio di commissioni d'accesso in alcuni comuni, fra cui Tropea. E l'ultima operazione portata avanti dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, circa una quindicina di giorni fa, l'operazione Olimpo ha disvelato ulteriori problemi afferenti appunto il comune di Tropea. E ancora non è successo niente. Può, ministro Piantedosi, il cittadino avere fiducia nei confronti di queste situazioni? Mi si dimostrasse l'infondatezza di quanto ho evidenziato. Vibo è una provincia che merita non eguale attenzione rispetto a tutte le altre, ma superiore attenzione. Perché Vibo ha un'andrangheta di serie A, citazione da Nicola Gratteri. I Mancuso non sono affatto secondi a nessuno. Accorinti, Bonavota, Lobbianco sono cognomi che potrebbero giocare la Champions League a livello di 'ndrangheta. E perché questo segnale venisse replicato e fatto arrivare alle orecchie di chi di dovere, io questa mattina ho deciso di venire a trovare Sara, perché Sara è una persona per bene, esattamente come lo è Francesco. E non è pensabile che un cosiddetto Stato democratico lasci solo, lasci sole, le vittime di chi subisce l'attenzione dell''ndrangheta. Non c'entra che sia un governo di destra o di centrodestra o di centrosinistra, perché queste cose vanno avanti da troppo tempo. Sono stanco di persone che commentando, ah, è il governo di destra, prima ci sono stati altri governi, che cosa hanno fatto? Niente. Niente. Voi capite perché è vivere in Calabria un'impresa titanica, difficile. Sara, però vorrei che tu concludessi questa diretta rivolgendoti a chi ci sta seguendo, perché tu sei la vera vittima. Allora, cara, scusami, cara Maria Rosaria Grimaldi, voi del 40% avete diritto al voto e che non siete andati a votare, punto esclamativo, siete responsabili di farci governare da delinquenti, criminali, a fama popolo onesto. Già l'italiano con cui hai espresso questo concetto si commenta da sé. Se uno non vota è perché evidentemente non ci crede. Tu ci credi nello Stato? No, per niente. 30 anni di combattimento. Non è successo nulla, anzi è successo una cosa gravissima. Hanno ucciso mio figlio dopo 30 anni. Potevano loro, lo Stato, poteva fermare questo scempio. Non l'ha fatto. Anche perché Sara aveva segnalato Sempre. alle istituzioni sul territorio, all'arma dei carabinieri. Sempre. Sono stati sempre contro, ho avuto anche una causa con lo Stato, con i carabinieri, perché una rissa l'hanno derubricata, un agguato, un attentato l'hanno derubricato rissa. E adesso addirittura dopo un tentato omicidio, lite tra vicini. No, è assurdo, non si può. Le parole devono essere messe al posto giusto e se no stare zitti, perché
Tutto quello che abbiamo subito è pure per l'ignoranza. Vi prego, studiate, studiate. Quindi una sola parola vi stravolge un discorso. Una sola virgola cambia anche un pensiero. Quindi dobbiamo aprire gli occhi e non farci imbrogliare da questo stato imbroglione. Mi rivolgo a tutti gli amici vibonesi, quindi di Vibo, ma anche dell'intera provincia. Perché nessuno prende in considerazione quanto sta avvenendo in questi mesi, in questi anni? Perché nessun parlamentare, perché nessun consigliere regionale entra nel merito e ci mette la faccia? Perché? È come se vivessimo a Los Angeles. L'ndrangheta non esiste. Ci sono parlamentari che in campagna elettorale chiedono voti perché sono contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, perché sono contro la 'ndrangheta e poi al dunque scompaiono. Quando c'è stata la prima udienza del processo Rinasci a Scott a Lamezia Terme, nell'aula, nella maxi aula, non c'era alcun politico, c'era soltanto Nicola Morra. Nicola Morra non è E calabrese alcune d'origine. vittime. E alcune vittime, sì, ma a livello di rappresentanza dello Stato, Politiche. a livello di rappresentanza della politica, non c'era nessuno. Io concludo questa diretta chiedendovi di prestare attenzione a tutte queste storie di ingiustizia. Ieri, scusami Sara se passo ad altro argomento, ieri nella trasmissione Non è l'Arena sono stati intervistati Rossella e Fabio Lombardo, i figli del maresciallo Antonino Lombardo. Ammazzato, sì, pare, perché la versione ufficiale è appunto che si sia suicidato. Ammazzato, sì. Dopo aver telefonato ad Agnese Borsellino Piraino, dicendole 2 giorni prima del ritrovamento del cadavere di Antonino Lombardo, quindi dicendole le porterò la verità sulla morte di Borsellino, di suo marito, su un vassoio d'argento. E dopo aver detto questo, 2 giorni dopo, veniva trovato cadavere all'interno di una caserma dei carabinieri a Palermo. Ieri è stato rivolto un invito pressante ad aprire il fascicolo sulla morte del maresciallo Lombardo, non a riaprire, perché all'epoca non fu condotta alcuna indagine, non fu fatta l'autopsia, non fu fatta l'ispezione cadaverica, eppure Antonino Lombardo, sparatosi alla tempia, fu trovato con la pistola e la mano Sul appoggiata grembiule sulla gamba. Quindi uno si spara alla tempia, e la mano immagino che appoggiata. la morte sia immediata, e tenendo ancora stretta la pistola, il dito ancora sul grilletto, il dito indice, la mano viene a trovarsi sulla gamba destra, nell'abitacolo dell'auto, in condizioni che lo stesso perito di parte ieri ha sottolineato particolarmente anomale. E poi Giletti ha anche ricordato che l'arma dei carabinieri ha ricevuto l'invito da parte della trasmissione televisiva in questione a fornire i dati di un ufficiale medico che avrebbe probabilmente sedato con iniezione Rossella Lombardo e la mamma, nel mentre alcuni ufficiali dell'arma dei carabinieri rovistavano nello studio del maresciallo Lombardo per trovare incartamenti e documenti. L'arma ha declinato l'invito prodotto dalla famiglia del maresciallo Lombardo, che si sarebbe suicidato avendo dichiarato 2 giorni prima alla vedova di Borsellino: le porterò la verità sulla morte di suo marito. Il maresciallo Canale era considerato un investigatore d'eccellenza da parte di Paolo Borsellino, il quale suggeriva sempre: bisogna ascoltare quando parla Antonino Canale, e Antonino Canale era uno degli uomini della PG che sentiva in particolar modo Salvatore Cangemi. E allora cerchiamo di capire che se lo Stato vuole recuperare fiducia e credibilità in noi cittadini,
deve far fatti e non parole. Forse questo Stato i fatti non li potrà mai fare. E non è un caso, non è un caso, se crolla ogni giorno di più la partecipazione al voto. Perché le forze politiche che ci governano o che rappresentano l'opposizione evidentemente non ottengono la nostra fiducia. Sara, Difatti. ascoltami, io spero che questa storia del rimborso INPS possa concludersi efficacemente. Fammi sapere se poi avrai dall'INPS ulteriori comunicazioni, perché io penso che sia dovere di tutti quanti noi difendere vittime dell''ndrangheta che non possono diventare poi vittime dello Stato, perché qua siamo proprio al paradosso. Salto in aria perché qualcuno mette una bomba sulla mia macchina, E salta pagare in tu. aria, ustioni di secondo, terzo grado, condizioni critiche, vengo portato in elicottero a Palermo, sto, quanto tempo è stato poi Circa 3 mesi. Francesco? 3 mesi, 90 giorni, quindi circa presso il centro grande ustionati, grandi Bellissimo, ustionati magico. dell'ospedale di Palermo e alla fine lo Stato mi dice pure che devo pagare. Quindi mi raccomando, quando uscite, prima di entrare in macchina, controllate che non ci siano bombe, perché qualora dovesse rivivere la stessa tragedia, scusate la battuta, non c'entrava proprio, però siamo proprio ai livelli dell'assurdo. Vi saluto e grazie. Grazie.